questo laboratorio jazz è fondamentalmente una cosa che abbiamo concepito 7 anni fa, un po' io, Enzo Costa e anche Ewald era della partita, era uno sempre molto curioso di tutte le cose culturali. Fondamentalmente era l'idea un po' sentimentale di uno che è nato a Merano, era ragazzino a Merano, e che ha sognato che il jazz potesse andare anche nella sua città, essere in giro nella sua città. E devo dire, è stata una specie di sogno che per me è come si è avverato, quindi sono stato contento di questo. Ho cercato di fare in modo che ci fosse anche una formazione per questo, si potesse formare dei giovani e far capire cos'è questa musica. Quindi cerco sempre di fare in modo che si capisca bene quello che noi facciamo. Mi piace l'idea di una cosa specialistica, ma anche un po' di divulgazione. Che anche chi vuole, che non sa molto dello strumento, se vuole possa venire qua e imparare qualcosa di come funziona questa musica. Quest'anno abbiamo 3 appuntamenti e cominciamo il 14 luglio con il trio di Franco D'Andrea. Abbiamo fatto questa scelta perché questo trio ha in sé una caratteristica molto particolare. È una formazione che, nonostante sia composta, diciamo, da poche persone, però Franco De Andrea è riuscito a strutturarla in modo che, ascoltando questa formazione, è facile sentire una big band. Il 16 luglio il sestetto di Dave Holland e Pepe Abichuela ed è un contrabbasso, 2 chitarre e 2 percussioni. Il 18 luglio è un sestetto, anche questo, di Eddie Palmieri ed è pianoforte, tromba, sassofono, contrabbasso, batteria e percussioni.